Prova, prova, prova. C'è? Dimmelo. Aspetta. Prova, prova. Ok. Prova, prova. Aspetta. Prova. Prova, prova, prova. Prova. Aspetta che proviamo quest'altro. Prova, 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 prova. Ci sei? Ci sono su tutte e due, a destra e a sinistra. Ok, prova, prova, ok. Usa audio, ok. Facciamo le prove audio, vedi se ti risponde. Grazie.
Io l'ho portato appositamente, vedi? Comunque forse quella allora io la abbasso, perché sennò poi si tutte e due hanno fastidio, ora abbasso un po' di. Prova. Prova. No, l'ho abbassato adesso. È più basso così, anche perché se devo parlare con te, questo ora lo escludo. Prova. Prova. Sono a fuoco, tu vedi se sono a fuoco in faccia, sono se il viso è a fuoco. Aspetta. Ok.
già batterie per l'iPad.
Team Network Albatro, da una parte fondi, dall'altra sono già negli spogliatoi pronte per entrare sul parquet della struttura siracusana e affrontarsi per la quarta giornata di andata della Serie A Beretta. Si torna a giocare quindi al Pala Lobello dopo di fatto tre trasferte consecutive, quelle due canoniche a Cassano e a Fasano per l'Albatro e anche l'impegno in campo neutro contro il Conversano per recuperare la seconda di andata. Tra poco in telecronaca, accanto a me c'è Fabio Reale, uno dei punti di forza, un pezzo di storia della pallamano siracusana, tre scudetti di fila con quell'Ortigia e oggi rivediamo la massima serie di handball qui nella nostra città. Buonasera a tutti, sì, è bello rivedere intanto che lo sport abbia ripreso anche se con tante limitazioni. Speriamo che l'Albatro affronti questo campionato, le premesse ci sono, con un buon piglio. Le prime tre partite sono andate male nel risultato, al di là della prima partita col Cassano, che forse era la prima partita di impatto, ma si è ben comportate sia a Fasano, che è un campo molto ostico negli ultimi anni, ha vinto Scudetti, Coppa Italia, una squadra ultimamente con tanta tradizione, e il Conversano, che anche ha lottato negli ultimi anni e parte anche con molti favori per la conquista dei primi posti di quest'anno. Si gioca ancora a porte chiuse qui a Siracusa, nonostante le nuove giocabolle che è stato riaperto proprio da oggi le palestre, le strutture, i palazzetti del campionato di Serie A Beretta al pubblico. Poi ogni regione si è dovuta adeguare a quelle che sono le disposizioni in vigore ancora e la Sicilia in questo momento purtroppo non può concedere l'apertura delle strutture e quindi la presenza del pubblico che continua naturalmente a mancare a questo sport e si spera che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile. Qui l'ultima partita ufficiale che è stata giocata è stata disputata l'8 febbraio scorso, era la sesta di ritorno del girone C di A2. L'ospite era il Putignano, la Team Network Albatro vinse per 37-21, quindi dopo 231 giorni finalmente l'Albatro torna a giocare sul parquet di casa. Sono passati invece 885 giorni dall'ultima partita di Serie A, della massima serie, giocata qui al Pala Lobello. Era il 25 aprile del 2018, a Siracusa il Cologne fu battuto per 26-16. In campo ritroviamo oggi, c'erano in quell'ultima partita di Serie A, Grande, Lobello, Sortino e Murga. Passiamo subito alle formazioni che sono state ufficializzate pochi istanti fa per l'Albatro: Queglio, Vanoli, Nobile, Cagnete, Grande, Pola, Lobello, Murga, Quattrocchi, Sortino, Bobicic, Mizzoni, Rubino, Burgio, Cuzzupè, Fontana e Mizzi. Naturalmente in panchina coach Peppe Vinci e il suo assistente Gianni Attanasio. Il Fondi si presenta con Voliuvaz, Cascone, Monreale, Arena, Ciccolella, Ponticella, Vulic, Pennacchio, Zanghirati, Macera, Pinto, Miceli, De Benedetto. Un ex in campo per parte, nel file del Siracusane c'è Matteo Pola, arrivato proprio quest'anno dopo un paio di stagioni giocate a Fondi. Il giocatore siciliano è tornato nella sua terra natia e anche in queste prime tre partite si è ben distinto, soprattutto nell'ultimo match proprio contro il Conversano a Mascalucia, ha fatto vedere delle cose veramente egregie. Tra i pontini invece Nestor Pennacchio, l'italo-argentino che proprio lo scorso anno ha vestito la maglia bianconera dei siracusani e quest'anno ha trovato invece casa proprio con la squadra di Giacinto De Santis, che è il tecnico del Fondi. Tutto sembra pronto, i due arbitri che sono Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno, entrambi di Roma, sono ormai pronti per chiamare al centro della parquet le due squadre. Il commissario di campo sarà il signor Vincenzo Ardente di Porto Empedocle. C'è sempre una particolare emozione poi di tornare in casa, nonostante purtroppo, lo abbiamo ribadito, l'assenza del pubblico? È indubbio,
Io penso che oggi, anche perché è il battesimo di quest'anno, i ragazzi, anche perché serve tanto una vittoria, perché per come hanno giocato le ultime due partite, ripeto, è mancato forse un po' di fortuna che potevano anche farsi, specialmente la partita in casa che hanno fatto a Mascalucia contro il Conversano. Io penso che oggi vedremo una bella partita, certo l'emozione c'è sempre, anche esempio Grande che ritorna dopo due anni qui a Siracusa, ora a dimostrare quanto di buono ha fatto gli anni addietro. Team Network, Albatro e Fondi si ritrovano dopo la stagione vissuta insieme nella massima serie, l'edizione 2017-2018, l'ultima volta in Serie A era il ritorno della pool promozione di quell'anno. L'Albatro vinse a Fondi per 28-22, stesso identico punteggio che ci fu all'andata qui a Siracusa il 10 marzo del 2018. Durante la regular season invece una vittoria per parte all'andata 27-24 per l'Albatro qui a Siracusa, il ritorno venne vinto per 31-20 dal Fondi. Fondi che arriva così come l'Albatro, entrambe le squadre a 0 punti in classifica con 3 sconfitte, esordio a Conversano perduto per 32-27, quindi la sconfitta casalinga subita dal Bolzano 30-28 e sabato scorso a Sassari 26-16 il risultato in favore dei padroni di casa. Tutto a questo punto sembra pronto per l'avvio di questa quarta giornata di andata della Serie A Beretta, da seguire tra le file del Fondi. Questo Ivan Vulic, arrivato quest'anno, è il capocannoniere della squadra laziale, ben 11 reti all'esordio contro il Conversano, poi ne ha segnati altri, sono 21 quelli che ha già messo in carniere in queste prime tre partite di campionato. Dall'altra parte il capocannoniere bianconero è Juan Pablo Cuello, 20 reti nelle tre partite giocate. Gli arbitri via adesso con questo match, in campo la palla adesso a Benedetto, proprio Vulic gira palla verso Arena ancora Vulic al centro, De Benedetto, mitro argentino arrivato quest'anno dal River Plate, girano palla Vulic, De Benedetto al centro verso il primo tiro e c'è la prima rete del Fondi, Luigi Arena che raccoglie l'assist di Vulic e va a realizzare il vantaggio momentaneo per la squadra ospite. Vanoli, Bobicic, Sortino, Bobicic ancora Vanoli, troppo lontano, Cuello al centro, Lobello, Cuello indietro per Vanoli, Vanoli ancora verso Bobicic, si ricomincia, Vanoli attacca al centro, subisce un fallo, c'è un 9 metri fischiato dal signor Anastasio, Cuello cercherà Bobicic, così è, Bobicic al tiro ma subisce prima un fallo dal numero 14 che è Dario Zanghirati ed è un 7 metri. Cagnete, Thomas Cagnete per il pareggio, tocca il palo alla destra del portiere ospite e mette a segno il gol dell'1-1. Trascorsi giocati 1:47 di questo primo tempo, ancora Vulic, poi cercano Zanghirati, largo verso Pennacchio, Arena prova a sfondare, c'è un'azione, adesso un 7 metri fischiato fuori del Fondi, avvio molto tattico probabilmente in questi primi minuti, le due squadre sembrano non voler forzare più di tanto, ritmi non sembrano elevatissimi in questo inizio, intanto seguiamo il 7 metri di Vulic contro Javier Grande, la rete non perdona il croato, 2-1. Sì, sono partiti un po' ritmo blando, giocano tutte e due con una 5-1 con i mediani un po' profondi,
però più centrale la difesa dell'Albatro, un po' più spostata verso il terzino destro, quella del Fondi. Noto con piacere che all'ala destra c'è un ragazzino piccolo, è figlio di un tecnico siracusano, Cuzzupè. Vuol dire che in questi anni l'Albatro sta lavorando anche bene nel settore giovanile, mi fa tanto piacere. E intanto è arrivato il gol del pareggio, lo ha realizzato Federico Vanoli, 2-2, quindi dopo 3 minuti e 06 di questo primo tempo. Fondi nuovamente in avanti, Vulic, De Benedetto, Vulic ancora, girano palla, adesso ancora a tentare l'entrata al centro della difesa siracusana. L'arbitro chiede la distanza. Vulic, De Benedetto, ancora Vulic, De Benedetto, e Vulic che un po' detta i ritmi, gli incroci dei suoi compagni. De Benedetto che si prova ad andare al tiro, un tiro però velleitario che si perde abbastanza distante dalla porta difesa da grande. Bobicic al centro per Lobello che riesce a tenere palla nonostante la stretta marcatura, e quindi ricomincia l'Albatro con calma. Vanoli, Bobicic, Queglio, Bobicic ancora verso Vanoli, Sortino e Cuzzupè sono alle ali in attesa di poter trovare l'assist giusto da parte dei compagni, e Bobicic realizza il gol del 3-2, primo vantaggio per l'Albatro. Mentre resta a terra Federico Vanoli, l'arbitro ferma il gioco, tempo che viene stoppato. Fortunatamente l'idro argentino, il numero 10 dell'Albatro, si è rialzato nonostante continua a toccarsi il ginocchio destro, ma il gioco può riprendere fortunatamente, quindi nulla di grave per l'atleta siracusano che, ricordiamo, mercoledì scorso era stato espulso a Mascalucia dopo 20 minuti di gioco del primo tempo. De Benedetto, Vulic, ancora per De Benedetto, scambiano le posizioni. Benedetto al centro, Vulic, scambiano molto questi due giocatori. C'è poi la soluzione all'ala e c'è un fallo che non viene fischiato, e Queglio prova ad un, adesso c'è una grande parata del Maxim Voliuvaz su Quattrocchi. Dall'altra parte continuano ancora le proteste del Fondi, c'era stato alcune proteste per un presunto fallo su Dario Zanghirati, non era d'accordo l'arbitro Anastasio, e quindi la palla è tornata nelle mani dell'Albatro. Adesso si riparte con un grande tiro che però è alto sulla traversa, qualche errore di troppo in questa fase della partita al tiro. Seguiamo adesso questa azione, sbaglia Vanoli il servizio per Bobicic, fortunatamente palla che resta tra le mani dei siracusani. 7 iniziale che sta continuando adesso a... Ci sono ancora in fase di studio, anche perché non ci sono state molte partite precampionato causa il Covid, perciò molte squadre ancora non conoscono gli avversari, cioè si devono studiare, i primi minuti servono da studio. Intanto c'è un 2 minuti che viene combinato al numero 44, è proprio Ivan Vulic che adesso dovrà restare in panca per 120 secondi. È un 7 metri che Cagnete va a battere contro Voliuvaz, che già in questi primi minuti si è reso protagonista di almeno 2 parate fondamentali. Rete, ed è il secondo gol per l'idro argentino con cittadinanza portoghese per il 4-2, quindi un primo allungo da parte dei padroni di casa, un più 2 che arriva dopo 6 minuti e 26 secondi di gioco. Che tipo di attacco adesso può proporre? Mentre allora ormai si cambia sempre il portiere, ormai negli ultimi 3 anni c'è questa regola, molte squadre approfittano di questo, di cambiare il portiere e mettere un attacco, anche se all'inizio io personalmente non lo tanto condivido, perché devi studiare, prima si giocava con uno in più, uno in meno,
però bisogna stare molto attenti, bisogna essere molto veloci nel recuperare. Ecco, soluzione che infatti mercoledì scorso a Mascalucia entrambe le squadre, soprattutto il Conversano, ha utilizzato più volte da Rafino, e un paio di reti dell'Albero sono state realizzate proprio grazie all'assenza momentanea del portiere pugliese. Quello, gran gol di Juan Pablo Quello per il 5-2 momentaneo, 7 minuti e 20 giocati in questo primo tempo. Mentre c'è un cambio, esce ancora Vuljovac, entra Nestor Pennacchio, l'ex di turno, quindi nuova soluzione con 6 giocatori in avanti, 6 giocatori d'attacco, anche il portiere. Vediamo adesso se il Fondi riuscirà a sfruttare questa azione d'attacco per accorciare le distanze. Un fallo di Cagnete che viene ammonito dall'arbitro, fallo proprio sul numero 11 Luigi Arena. De Benedetto, adesso ancora è rientrato Pennacchio, De Benedetto prova a far tutto da solo, però sbaglia, viene intercettato, adesso Cagnete verso Sortino e Vuljovac mette in campo ancora questa grande esperienza, viene ritenuto uno dei migliori portieri del campionato scorso anno al Sassari, grande scuola per questo ucraino, si è parlato come del grande colpo di mercato del Fondi. È un portiere, io non l'ho visto, lo sto vedendo per la prima volta e si vede che ha posizione, tecnica veramente buona, vedi, sta molto fermo sui piedi, scuola russa, diciamo, anche se ucraino, russo è importante. E sta tenendo un po' il risultato, lo sta tenendo lui, se no l'arbitro avrebbe fatto un break importante, molto. E intanto c'è stato anche il tentativo del giovanissimo Kutsupe, il tiro che però si è infranto sul palo alla sinistra di Vuljovac. C'è il Fondi adesso in avanti, mentre siamo nuovamente in parità numerica, è rientrato Vulic, che riprende il suo posto al centro del gioco pontino. De Benedetto, soluzione al tiro, è bravo però Javier Grande con il piede a respingere questa conclusione degli ospiti. Bobicic velocemente verso Cagnete cerca Quello, non si intendono i due, anche se c'è stata una leggera deviazione di uno dei giocatori avversari, e quindi la palla resta tra le mani dell'Albatro. Entra Lobello adesso proprio al posto di Kutsupe, si mette maggior peso al centro dell'attacco di casa. Vanoli, Bobicic, Cagnete, ancora Bobicic, Vanoli, gira palla velocemente, Vanoli però si infrange su questo muro commettendo fallo. Sì, è chiaramente un'azione di sfondo. Ora il mister Vinci ha messo Vanoli a terzino destro, spostando quello sull'ala, vuol dire per dare, come detto giusto dentro tu, un po' peso. Vedo bene oggi il Bobicic, che penso che gli manca un po' di preparazione, perché quando è arrivato era un po' fermo sulle gambe. Cioè, il vero Bobicic lo vedremo almeno fra un mesetto, però già in difesa dai ce la sua, in attacco sta iniziando a essere veloce. Quanto gli argentini giocano una palla a mano molto veloce. Intanto c'è un 2 minuti per Pennacchio, quindi Albatro adesso in inferiorità numerica per i prossimi 2 minuti. Tutto coordinato insieme al tavolo della giuria, si riparte quindi. De Benedetto a Vulic, ancora De Benedetto. Vulic tenta di trovare al volo il passaggio buono per il compagno di squadra Ponticella, brava invece la difesa dell'Albatro ad intercettare e a riconquistare palla. Quattrocchi adesso in campo al posto di Alessio Lobello, che va a rifiatare. Il Fondi per i minuti sembra che sia una squadra abbastanza veloce, anche Vulic essere molto giovane e fa della velocità, questo è un 2 minuti da sanzionare, ecco,
ha preso dall'ex Pennacchio, ora si è ristabilita la parità numerica. Dicevo di Vulic, è un goleador importante, però è uno che ama molto tirare, è uno prende innamorato della palla, come si dice. 11 minuti e 32 giocati, 5-2 il risultato in favore della T-Network Albatro. Un altro tiro di Vanoli, bravo anche in questa occasione Vuljovac, che si stende con la gamba sinistra per ribattere il tiro del numero 10 siracusano. Perde palla il Fondi, Bobicic resiste ad un attacco di Benedetto, Queglio verso Quattrocchi e ancora ipnotizzati gli avanti siracusani da questo portiere che sta facendo in questa prima fase della partita veramente la differenza in campo. Come hai sottolineato tu qualche istante fa, il risultato sta ancora reggendo, è soltanto un più 3 per i siracusani grazie a queste parate dell'estremo difensore Fondiano. Sì, come ho detto prima, lui aspetta molto il tiro, perciò bisogna anticiparlo, non bisogna andarci molto addosso, perché lui è un portiere che ti va a coprire lo specchio, la mole ce l'ha, ti va a coprire lo specchio della porta, perciò deve essere uno velocissimo e rapido nel finalizzare il tiro. Intanto c'è un 7 metri fischiato in favore del Fondi, è proprio Vulic che si impossessa della palla, piede sulla linea dei 7, cerca di sorprendere Grande, che è bravo però a ribattere il rigore, purtroppo per l'Albatro più lesto Vulic ad impossessarsi della palla e a ribattere in rete per il terzo gol, 5-3, quindi si va sul meno 2, in Fondi prova a resistere e soprattutto recuperare lo svantaggio, Sortino che ancora tira in elevazione, ma Vuljovac pare che in questo momento abbia alzato una sorta di saracinesca davanti alla porta del Fondi. Sì, vedo, lui va addosso, gli ha coperto totalmente la visuale, là Gabriele Sortino doveva un po' aspettare in questo momento, perché dall'ala la porta si vede totalmente in modo diverso, lui alza però la gamba, ha alzato la gamba, poteva cambiare totalmente il modo di tiro, lui sopra è forte, però ora sta parando tutto sopra. Vulic che prova a far tutto da solo, fallo di Cagnete su di lui, 9 metri, ancora Vulic che sembra puntare gli avversari, poi sbaglia, sfortunato il difensore dell'Albatro perché aveva intercettato e invece arriva dalle retrovie proprio Nestor Pennacchio che porta il risultato sul 5-4, 4 le reti del Fondi, meno 1. Quindi un parziale secco di 2-0 negli ultimi minuti, con l'Albatro che non sta riuscendo a sfondare, a ritrovare la via della rete, grazie anche, ripetiamo, alle parate dell'estremo difensore della Fondi, che nulla può in questa occasione invece contro il potente tiro di Juan Pablo Queglio, sesta rete per i padroni di casa, 6-4 quando sono trascorsi 15 minuti e 4 secondi di questo primo tempo della quarta giornata di andata Serie A Beretta qui a Siracusa, la pala Lobello tra Team Network Albatro e Banca Popolare Fondi. Gira palla, Vulic, Pennacchio, ancora Vulic, va al centro il numero 11 Arena, De Benedetto. Ancora De Benedetto che poi subisce un fallo, c'è un Fondi che prova sempre di più a sfondare al centro affidandosi alla velocità dei suoi giocatori. Sì, sono tutti e tre i terzini centrali che sono abbastanza veloci e girano fra di loro, però la difesa con Cagnetta è messa e predisposta molto bene, questo 5-1 è importante. Prima tu hai detto che hanno fatto loro un parziale di 2-0, ma è frutto delle 4 parate consecutive del portiere, e ti ho fatto notare che lui dal centro però non ha fatto una parata, ma le ha parate tutte dai lati, o in cursione del terzino spostato sulla destra o da tutte delle ali. Cioè dalle ali bisogna stare attenti. Bobicic, Cagnete, Vanoli,
Ancora Cagnete, arriva Queglio ma non riceve. Cagnete sbaglia però il passaggio per Bobicic, mentre ancora continua. C'è anche Francesco Burgio, altro giovanissimo del vivaio Albatro, in campo in questo momento. Adesso rallenta un po' i ritmi il Fondi, cercando di studiare la soluzione migliore. De Benedetto largo ancora, forse qui c'era ancora, c'è un passivo che viene fischiato, però arriva la rete del numero 11 del Fondi, Luigi Arena. 6-5, resta ancora molto vicino. Fallo subito da Bobicic, fallo commesso dal numero 6 Piero De Benedetto. Un errore però della coppia arbitrale, perché se dava vantaggio, ha dato vantaggio, è 7 metri e forse anche 2 minuti, perché è stato tirato da dietro. Cagnete verso Bobicic, Cagnete largo per Vanoli, ancora Cagnete, al centro c'è Lobello, scambiano posizione Cagnete con Vanoli, Cagnete largo verso Burgio che poi sfonda proprio su Pennacchio e il Fondi può così ripartire. De Benedetto largo verso il numero 14 che però sbaglia il tiro, Zanghirati, palla che si perde lontano dalla porta difesa da Javier Grande. Albatro in avanti, sono trascorsi 18 minuti e 10 secondi di questo primo tempo, 6-5, ricordiamo il risultato in favore dei padroni di casa. Vanoli, Cagnete, Bobicic, ancora Cagnete, Vanoli, Bobicic adesso al centro al posto di Cagnete, bello questo assist per Alessio Lobello, Bobicic verso il centrale, il pivot siracusano, e bravo Alessio Lobello a resistere ad una carica del difensore e a realizzare questo gol che vale il 7-5. Sì, è stata una bella azione, veloce, e Alessio Lobello, anche perché è stato ostacolato, comunque ha tirato da 7 metri. Se fosse andato più avanti forse il portiere avrebbe chiuso la porta. Se ci fai caso sono tutti tiri non troppo vicini. Lui da vicino è forte, ha fatto 8 parate finora. Sì, un portiere che in effetti riesce a chiudere lo specchio della porta, quindi dare poche possibilità agli avanti, mentre c'è adesso il time out, il primo time out chiesto dalla panchina dell'Albatro, e quindi c'è la prima pausa. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Riprende intanto il gioco Vanoli, Cagnete, Bobicic, ancora Cagnete, Vanoli, Queglio che si porta verso il centro, prova un assist verso Lobello, palla troppo tesa, non riesce a bloccare il numero 22 e quindi il Fondi riesce a ripartire. Di Benedetto,
verso Arena di Benedetto, sbaglia anche il Fondi, un errore per parte nelle ultime due azioni. Adesso Vanoli, Cagnete che trova una rete e riesce a portare sul più 3 il vantaggio massimo in questo momento della partita per l'Albatro. Siamo ormai al 20° minuto, 10 minuti al termine di questo primo parziale, con l'Albatro in vantaggio per 8-5. Benedetto, Arena verso Vulic, adesso è Arena un po' a dettare i ritmi al centro, Vulic si è spostato sulla destra, Pennacchio che va al centro, Vulic che trova un taglio teso verso il compagno di squadra e c'è poi un bel gol di Luigi Arena, il terzo personale, e siamo sull'8-6. Si riparte subito, Bobicic verso Lobello che subisce il fallo, anzi sì, c'è il fallo che viene subito da Lobello, batte lui stesso verso Bobicic, Cagnete, largo per Vanoli, ancora numero 14, bianconero a girar palla tra Vanoli e Bobicic ancora verso Cagnete, Queglio intanto si è fatto incontro, un altro tiro dalle ali e un'altra parata di Vulio Vazze che come sottolineavi tu dalla sinistra e dalla destra appare veramente insuperabile. Adesso c'è un 2 minuti che viene fischiato a Marco Bobicic, un fallo che gli arbitri hanno visto e quindi c'è adesso un'inferiorità numerica, siamo al 21-25, 2 minuti di inferiorità per l'Albatro. Io questo fallo sì, in 2 minuti, anche se è molto fortuito, io non ho capito come non hanno potuto fischiare il rigore prima. Lobello si è liberato, è da solo, sta tirando, viene colpito, loro hanno aspettato il tiro, per aspettare il tiro vuol dire che dà il vantaggio però è stato ostacolato, perciò quello è rigore netto. E qui c'è un bel muro di difesa dell'Albatro che riesce a stoppare il tiro degli avanti rosso-blu. Ricordiamo inferiorità numerica per l'Albatro, c'è fuori Bobicic, Cagnete, Vanoli, ancora Cagnete, insieme a loro in campo ci sono Queglio, Lobello e Sortino, Cagnete torna però indietro su Fede Vanoli, Vanoli scambia con Cagnete verso Queglio che ancora provano a trovare libero sulla sinistra, ma la rete non viene convalidata, evidentemente Sortino era già all'interno dell'area e quindi è stato annullato, e buono invece questo gol realizzato dal solito Vulic. Terza rete personale per il terzino. C'è stata intanto una ammonizione verso la panchina siracusana. 22 minuti e 51 giocati, siamo sull'8-7. Era giusta l'infrazione Sortino, è andato a tirare però ha toccato prima l'area dei 7 metri, sì. Ancora in avanti, ci sono gli ultimi secondi di inferiorità per l'Albatro. Sortino, Cagnete, Vanoli, però il tiro si infrange ancora sul numero 31, sul numero 31 Vulio Vaz. Adesso uno scontro, resta a terra ma si rialza subito Fede Vanoli, rientra intanto Bobicic, quindi c'è il parità numerica che torna, tempo stoppato in qualche istante per consentire di ripulire la parte del parquet dove era proprio scivolato Vanoli. 23-29, 8-7 il risultato per
8-7 per l'Albatro. De Benedetto sulla palla, batte per Vulic. Arena, palla ancora verso il numero 44, De Benedetto, largo e lascia il posto al numero 14, Zanghirati, Vulic, De Benedetto, Arena. Arena che prova a passare, poi si contendono la palla i due giocatori e c'è un 7 metri fischiato per un fallo di Lobello compiuto su Dario Zanghirati, un 7 metri che arriva al 24esimo e 12 secondi ed è sempre Vulic che si impossessa della palla per tentare la realizzazione che porterebbe sull'8 pari il risultato. E non sbaglia Vulic, palla alta sotto la traversa della porta di Javier Grande, 8 pari, quindi rincorsa che viene compiuta dopo 24 minuti e 37 secondi. Tutto da rifare quindi per l'Albatro, adesso in campo c'è Mizzoni. Vediamo se questa soluzione con maggior peso in avanti riesce a dare qualche frutto. E qua c'è una prima ingenuità purtroppo con la palla che viene perduta. Purtroppo non l'hanno seguito, lui ha fatto una partenza ma non è stato seguito dai compagni. Peccato perché il Fondi si è fatto sotto e sta aumentando un po' la velocità, specie il numero 11, Luigi Arena, è quello che porta più scompiglio e libera posti sia a Di Benedetto che a Vulic. C'è il time out che viene chiesto proprio adesso dal tecnico del Fondi Giacinto De Santis e noi ci fermiamo per pochissimi istanti. Il gioco intanto ripreso, Vulic, De Benedetto, Arena, ancora De Benedetto, largo verso il numero 14, Dario Zanghirati, prima rete per lui e vantaggio per il Fondi e ancora Fulvio Vaz chiude la porta davanti al tentativo di Queglio, 9-8 dopo 26 minuti di gioco qui al Pallalobello di Siracusa in favore del Fondi che ha effettuato un grande recupero, c'è stato un vantaggio di più 3 per i padroni di casa, ma bravi i ragazzi di De Santis a recuperare pian pianino e addirittura adesso portarsi in vantaggio e insistono con Arena che va a conquistarsi un fallo infrangendosi su un muro però ritenuto falloso da parte degli arbitri dell'Albatro e quindi un nuovo 7 metri, l'occasione adesso per allungare ulteriormente è sempre il solito Vulic che si incarica del tiro e anche in questa occasione non perdona, c'è la quinta rete personale per il giocatore croato
e c'è un 10-8 in favore del Fondi. Cagnete, Vanoli, Bobicic che realizza, e c'è un 2 minuti che viene fischiato al numero 3 Francesco Cascone, è il capitano della squadra del Fondi. Accorcia le distanze quindi l'Albatro, una reazione che adesso per i padroni di casa deve arrivare velocemente, perché come sottolineavi tu il Fondi sta facendo della velocità la sua arma vincente, sì, per questo recupero. Intanto il Fondi ha iniziato come tutte e due le squadre, si vede comunque che mancano partite di precampionato, io vedo queste due squadre ma penso anche a tutte le squadre italiane. Loro stanno andando, hanno aumentato un pochettino, solamente che l'Albatro ha avuto, come succede in ogni partita, un black che succede, è normale che 5-10 minuti tu possa soffrire un black. Ecco, è il primo tiro tirato non all'altezza delle braccia, è un portiere dall'estremità. Gabriele Sortino che riporta le sorti di questo match in parità, siamo sul 10 pari. 28 minuti e 10 secondi giocati, ci avviciniamo ormai all'intervallo, primo tempo che sta scorrendo ancora su ritmi un po' blandi, e qui c'è la bella parata di Grande sul tentativo di Vulic, un sottomano che ha provato a sorprendere il portiere siracusano. Sortino, Cagnete, Bobicic, Vanoli, ancora Bobicic, Queglio e Sortino intanto pronti sulle ali, Bobicic che prova a tirare e a conquistare invece un 7 metri, il fallo subito dalla difesa rossoblu, Cagnete contro Vuliovac e Vuliovac non si fa attendere, riesce anche a stoppare questo 7 metri. Questa è una parata importante, che nel momento che erano un in meno il Fondi. Però vedi, io penso che quella fase di un po' di nebbia intorno con l'Albatro sia finita. Che, ripeto prima, è una cosa normale che possa accadere nel primo tempo, nel secondo tempo, nell'arco della partita. È una partita che si concluderà punto a punto verso la fine. Vulic, questa è l'ultima azione probabilmente, e sbaglia perché il numero 7 entra nell'area di gioco, Vanoli, Bobicic, e sbaglia dopo aver fatto una cosa molto bella, era riuscito a smarcarsi, e finisce qui il primo parziale, siamo sul 10 pari con un'occasione sprecata proprio alla fine da Marco Bobicic, si era smarcato in maniera egregia a tu per tu con Vuliovac, però il suo tiro si è perduto fuori. Ha fatto una cosa bella, ci può stare, a pallamano ci sono tanti tiri, purtroppo è andato fuori, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio di un gol. 10 pari al termine del primo tempo qui al Palalobello tra Team Network Albatro e Banca Popolare Fondi, quarta giornata di andata della Serie A Beretta. Noi ci fermiamo per qualche istante, la linea alla regia e poi subito dopo ancora qui in diretta da Siracusa per il secondo tempo di questo match. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo sviluppare strettamente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. SAIM, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Tornate in diretta qui dal Palalo Bello di Siracusa, Team Network, Albatro e Fondi hanno chiuso il primo tempo sulle 10 pari, squadra nuovamente in campo, attendiamo gli arbitri, accanto a noi però c'è Vito Laudani, presidente dell'Albatro, primo tempo segnato probabilmente da una grandissima prestazione di Vuliovac, il portiere del Fondi. Sì, sicuramente, la squadra era partita bene, poi si è un po' contratta, e credo che il portiere abbia avuto un ruolo in tutta questa situazione. Squadra un po' contratta, portiere chiaramente sta un po' facendo la differenza in questo momento, però sono fiducioso, i ragazzi li ho visti comunque bene. Speriamo in un secondo tempo un po' più efficace, soprattutto nella parte della finalizzazione. Telegraficamente, ritorno al Palalo Bello, finalmente si torna a giocare la massima serie di pallamano qui a Siracusa. Sì, ci tenevamo a rientrare perché il debutto è stato a Mascalucia, purtroppo quest'anno è un po' difficoltosa questo avvio di campionato al Palalo Bello, un po' di difficoltà dal punto di vista meteo. Però insomma speriamo che vada per il meglio il proseguo, che possiamo utilizzarlo insomma. Ok, grazie al presidente Vito Laudani, arbitri che adesso ritornano in campo e siamo ormai pronti per questi secondi 30 minuti di questo match. Che cosa Fabio in questa seconda parte dell'incontro l'Albatro dovrebbe tentare per scardinare intanto la difesa del Fondi, ma soprattutto resistere a quello che tu hai sottolineato più volte, questa velocità di inserimenti soprattutto di Luigi Arena che tende a creare spazi per i suoi compagni? Per quanto riguarda l'attacco dell'Albatro non ha difficoltà perché è riuscito a entrare, ha fatto 10 gol e se sommate le 11 parate che ha fatto il portiere sono 21 attacchi in 30 minuti, sono numeri importanti. Devono essere un po' più attenti forse nella finalizzazione, aspettare un po' di più se tirano dagli estremi, essere velocissimi dalla parte centrale dove il portiere, almeno quello che abbiamo visto ora, è più forte dalle parti delle ali. Per quanto riguarda la difesa, se non fai gol, a poco il golletto lo trovano, si muovono, sono tutti e tre i terzini centrali molto veloci, perciò prendono una munizione, prendono due minuti, prendono un fallo e piano piano insomma, il golletto lo fanno. Noi, diciamo, l'Albatro sta un po' sbagliando, diciamo, è stato bravo il portiere. Ancora qualche secondo prima di riprendere il gioco, in campo il 7 per l'Albatro, vediamo Grande, Bobicic, Cagnete, Mizzoni, Vanoli e Queglio, dall'altra parte c'è Nestor Pennacchio, poi abbiamo il numero 24 Daniele Ponticella, il numero 2 Antonio Ciccolella, Luigi Arena, naturalmente Vuliovac, anche Capitan Cascone dovrebbe essere del 7 iniziale insieme a Ivan Vulic che ha realizzato 5 reti nella prima frazione, sale così a 26 reti in queste prime 4 giornate di campionato, 26 reti realizzate dal giocatore croato, arrivato quest'anno dal Neckce Handball Club, una delle società che viene definita una delle migliori scuole, la palla a mano croata, e adesso sembra veramente tutto pronto, così è, si riparte, Bobicic verso Vanoli, ancora Bobicic, cerca Cagnete, lo trova, Cagnete scambia con Sortino, ancora Cagnete, Bobicic verso Vanoli, Bobicic, Vanoli arriva al centro Cagnete, serve per Vanoli con un incrocio, Bobicic ancora Cagnete, Queglio che però deve accentrarsi, Cagnete, Bobicic, Vanoli prova a trovare il tiro ma come al solito gamba destra pronta di Vuliovac a ribattere il tiro dei siracusani. Vulic, Arena verso De Benedetto,
ancora Vulic. Di Benedetto viene verso il centro, Pennacchio riceve in questo momento, Vulic ancora verso De Benedetto, Arena questa volta perde la palla ma è lesto a riprendere il pallone, poi prova il tiro centrale però verso Grande, adesso un errore, scivolato probabilmente Grande, l'arbitro comunque riesce a restare in possesso della palla e comincia a costruire questa ennesima azione d'attacco. Cagnete ancora verso Bobicic, ritorna, bisogna ricominciare. Cagnete, Vanoli verso Cagnete che subisce il fallo del numero 3 Francesco Cascone. Tempo stoppato in questo momento, 1 minuto e 36 giocato, si richiede di ripulire il parquet. Le squadre ho notato che hanno cambiato il modo di difesa, l'Alvatro è andato su un 6-0 così come anche il Fondi, anche se il Fondi l'ha fatto un po' anche alla fine del primo tempo, cioè non più aggressive ma difese piatte. E qui c'è Bobicic che esagera con i passi, viene subito Vulic, ancora non perdona in avanti il numero 44 del Fondi e si riparte, ma è immediata la risposta proprio con Bobicic che realizza il gol del pareggio, 11 pari. De Benedetto verso Vulic, ancora De Benedetto, Arena, ancora Vulic, De Benedetto, Arena, Pennacchio è largo, così come dall'altra parte c'è Cascone. Ciccolella verso Arena, Arena verso Vulic, De Benedetto, viene verso il centro Pennacchio che subisce il fallo di Cagnete che adesso deve lasciare il campo, 2 minuti per l'idro argentino, quindi inferiorità numerica dopo 2 minuti e 44 secondi, Albatro che adesso dovrà provare a difendere e a sostenere gli attacchi delle Fondi che cercherà di sfruttare al meglio questa condizione di superiorità. Eh sì, però io sono fiducioso per la difesa che sta attuando l'Albatro, cioè già al di là che ora sono in meno, vedi? Riescono a sopperire con essere... la difesa 6-0 se è fatta bene penso che è una delle migliori difese che possa esistere, specialmente per questi livelli di terzini ci sono. Grande parata ora di Grande, è importante parata di Xavier Grande. Sì, grande parata di Javier proprio sull'ex Nestor Pennacchio che aveva provato a sorprenderlo sull'angolo opposto, lui con il braccio destro è riuscito a ribattere questa conclusione. Sortino, Bobicic verso Vanoli, ancora Bobicic, Vanoli, Bobicic ancora verso il centro, prova a trovare Zoe Mizzoni, però è brava la difesa del Fondi a ribattere, forse c'era un fallo di Mizzoni in avanti, ha toccato il braccio dell'avversario. Sono stati un po' clementi, un po' sì, magnanimi, sì, gli arbitri, che poteva essere sanzionato anche addirittura col 2 minuti. Pennacchio verso il centro, Vulic, Benedetto, Cascone, ancora Vulic, gira palla velocemente il Fondi e forse c'era passi in questo caso, ma Vulic riesce a realizzare nonostante Grande fosse riuscito a mettere parte del corpo davanti al giocatore croato, ma è il gol del 12-11 per il Fondi. Max Murga in campo, Max Murga che nelle prime giornate di campionato è stato risparmiato dal tecnico Peppe Vinci per alcuni problemi, adesso l'italo-argentino ormai tra i siracusani d'adozione entra in campo per questo suo debutto casalingo sul parquet del Palalobello. Bobicic è questa volta riesce a passare palla verso Cuello, ma ancora Julio Vaz si oppone,
al tiro teso alto di Juanpi Cuello. E dopo 5 minuti e 06 il Fondi può gestire la palla dell'attacco, che potrebbe anche valere un primo allungo in questa ripresa. Ricordiamo che i laziali sono in vantaggio per 11 per 12-11. C'è adesso un fallo fischiato, bisogna però ripetere, la posizione non era esatta. Viene fermato intanto il gioco dal commissario Ardente. Il gioco che è stato fermato, 5 minuti e 34, si rivolge alla panchina dell'Albatro. Forse tutto risolto sembra. Naturalmente bisogna, ripetiamo, attenersi a tutte le norme anti-Covid che in questo momento stanno disciplinando tutti gli eventi sportivi, quindi ci sono i responsabili Covid, le singole squadre che devono stare attenti che all'interno della struttura del palazzetto non ci siano persone che non vengono messi a referto o comunque identificati attraverso degli accrediti che arrivano prima della partita. Fondi in avanti, attacco, Pennacchio si accentra, prova il tiro e riesce a sfondare ancora, palla che passa sotto le gambe di Javier Grande. Secondo gol per Pennacchio. E palla fuori invece, Thomas Cagnete non riesce a inquadrare lo specchio della porta e il Fondi prova a questo punto a abbassare i toni dei suoi attacchi, i ritmi soprattutto, cercare di gestire palla per quanto gli è possibile, perché ricordiamo, nella palla a mano non si può esagerare, bisogna andare poi alla conclusione, altrimenti si subiscono dei richiami. Infatti così è, passivo, chiamato Vulic, ancora Vulic, De Benedetto, è scivolato il croato, ma hanno sbagliato il numero dei passaggi, consentono così all'Albatro di ripartire. Bobicic che arriva come una furia verso l'area avversaria e va a realizzare la sua rete, la quarta del match, la dodicesima della partita Albatro. Vediamo ancora Arena, Vulic, De Benedetto, stretta la difesa, Pennacchio, Murga, Vulic, la palla che viene bloccata da Bobicic, Max Murga, ancora indietro per Bobicic, largo verso Cagnete. Cagnete per Bobicic, veloce verso Vanoli, Cuello, e questa volta una rete che ha abbassato la palla proprio per sorprendere il portiere Vulevac da una delle posizioni che nel primo tempo era stata fatale per gli avanti dell'Albatro. Come ho detto prima, lui è un portiere molto forte perché sta fermo sulla posizione e dalla parte alta. Dalla parte bassa ha subito, dagli esterni ha subito 3 su 3 solamente sotto le gambe. Cioè bisogna, dagli estremi, dalle ali, bisogna aspettare un attimo per vedere come reagisce lui nella parata e piazzarla. Che se no, altrimenti se si va sulla velocità invece dalla parte di 6 metri, diciamo, a parte pivot e terzini, bisogna essere veloci. Sì. Ma l'entrata di Murga mi fa piacere, era infortunato, non so se penso che si sia ripreso. In questa squadra è molto importante la presenza di Murga, specialmente in attacco, e per l'esperienza che può dare anche con la tranquillità. È un uomo penso più anziano di questo, come, diciamo, non come età, come esperienza di questa squadra. Indubbiamente 7 minuti e 47 giocati nella ripresa, siamo sul 13 pari,
C'è stato intanto un time out, è stato chiesto dal Fondi, tutto però adesso è pronto per ricominciare il gioco. Time out che è stato chiesto subito dopo la rete realizzata da Queglio. De Santis ha evidentemente richiamato i suoi a una maggiore attenzione, probabilmente anche consigliato qualche soluzione alternativa per l'attacco. Arena, Pulic, ancora Arena verso De Benedetto, Vulic, ancora Arena. Arena prova ad infilarsi al centro e c'è un 7 metri, mi sembra abbastanza netto il fallo di Bobičić sul giocatore avversario, fallo che è stato subito dal numero 24 Daniele Ponticella. E il solito Vulic pronto a tentare il tiro. Grande intanto ha lasciato il posto tra i pali a Gabriele Nobile, secondo portiere ma in notevole crescita negli ultimi anni il prodotto siracusano, e Vulic però riesce ad infilare la sua ottava rete personale. Ancora un vantaggio quindi per il Fondi. Cagnete, Vanoli, Bobičić largo per Sortino che però non riesce a chiudere il tiro. È una ripartenza e questa volta una grossa ingenuità del numero 14 Dario Zanghirati, che solo davanti a grande, pescato in contropiede dai suoi compagni, non è riuscito però a chiudere. Palla che si è perduta alta sulla traversa, non perdona invece Bobičić, che oggi sembra veramente in gran vena e realizza la quinta rete personale, a nuovo pareggio quindi, e pareggio che viene rotto ancora da Vulic. Siamo al nona rete personale per il croato. È un giocatore che viene cercato dai suoi compagni, ma come hai sottolineato tu nel primo parziale, è un giocatore di quelli che è un po' innamorato della palla, ma riesce veramente ad avere quella lucidità per andare al tiro e molto spesso andare in rete. Sì, tutto. Lui finalizza molto bene, ha un bel braccio, giovane, si butta, ma quello che fa la differenza nel gioco d'attacco del numero 11, che in velocità spezza un po' il ritmo dell'attacco. E qui c'è una gran gol di Nestor Pennacchio, allunga ancora il Fondi, pescato anche in questo caso in un contropiede, poi una girella che ha superato Javier Grande, che nulla ha potuto per contrastare questa conclusione del numero 14 rosso-blu. Cagnete, Bobičić, Murga, Vanoli, Queglio in campo, più Sortino che adesso gioca sull'ala destra. Gioco ripreso, Vanoli, Queglio, Sortino, ancora Queglio, Vanoli, Bobičić, ancora Vanoli, Queglio, Vanoli, Murga viene a prendere al centro, cambia con Queglio, Bobičić, ancora Queglio che prova la conclusione e riesce a realizzare ancora un altro gol, il quarto personale. Siamo sul 16-15, partita che si gioca sul filo del gol. Partita molto equilibrata. Arena questa volta subisce il fallo e c'è anche un 2 minuti a Max Murga. Max Murga che è costretto ad uscire dal campo. Siamo sul 16-15.
abbiamo superato il 12° minuto di gioco di questa ripresa. Arena, De Benedetto, Vulic, ancora De Benedetto, Arena. Lascia per Vulic, largo per il numero 14 che però perde palla, ma poi Vulic di prepotenza si incunea nella maglia della difesa siracusana e va a realizzare la decima rete personale. 17-15 il punteggio. Fondi che sta giocando adesso molto bene. Vanoli, Bobicic e gol ancora per Marco Bobicic. Sembra quasi ormai una questione personale tra Vulic e Bobicic, sono i due giocatori che stanno tenendo rispettivamente in gioco la propria squadra. Sì, Bobic si vede che rispetto alla partita che è stata giocata a Mascolo Lucia è un giocatore che sta ritrovando, ripeto, io penso che gli manca un po' il giocare. Io se lui direi anche di provare a fare anche dei tiri in doppio appoggio, che penso che abbia le caratteristiche tecniche e la potenzialità per farle. E qui c'è stato un assist molto bello del solito Vulic verso Pennacchio. La palla poi però si è infranta sul palo, una posizione opposta di Grande, e quindi l'Albatro riprova a costruire un'azione in attacco. Bobicic, Queglio verso Vanoli, Queglio, Vanoli ancora, forse anticipa troppo il tiro Vanoli. In questa occasione la palla si perde sulla traversa di Vuljovac. Sì, un po' troppo veloce, ora sono in parità numerica, poteva aspettare il rientro di Murga che giocarsela così, 6 contro 6 in attacco. Arena, Vulic, ancora Arena, ancora Vulic, Arena verso De Benedetto, palo, e riparte subito l'Albatro. Queglio verso Bobicic che subisce probabilmente il fallo di Pennacchio, ma si continua a giocare. Cagnete, Max Murga, e nel frattempo è rientrato, e Bobicic chiede all'arbitro, al signor Zappaterreno, di fermare il gioco per asciugare il parquet dove era scivolato Lobello. Ricordiamo il punteggio, 17-16 in favore del Fondi. Vediamo questa azione di attacco dell'Albatro. Vanoli, Bobicic, largo per Queglio, Lobello si riporta al centro, ancora Bobicic verso Vanoli, Bobicic al centro della difesa e va a subire un fallo, riesce però, era riuscito a tirare, a realizzare gol che ovviamente non è valido. Bobicic si è un po' arrabbiato per questa decisione arbitrale di fermarlo fischiando il fallo prima che lui andasse a chiudere. Bobicic subisce un altro fallo da parte di Cascone, ancora gioco fermo, bisogna ripulire il parquet. E come hai detto tu, in questo momento sta prevalendo probabilmente l'esperienza dei giocatori. L'ingresso di Max Murga naturalmente, ma Bobicic sembra essere diventato il punto di riferimento in questo momento per i padroni di casa. È un giocatore, penso che la scuola, nessuno lo possa nascondere, la scuola montenegrina, è un buon giocatore. Secondo me penso che gli manca un po' velocità rispetto agli altri giocatori dell'Albatro. È arrivato anche un po' in ritardo, causa sempre il Covid. Gran tiro di Vanoli che però si schiaccia tra le braccia di Vuljovac, tiro che è troppo alto come sottolinea Fabio Reale. E qua è bravo numero 11 Arena a resistere alla
difesa Albatro. A riportare ancora in avanti il Fondi, Bobicic verso Murga, non perdona Max Murga, prima rete per lui. Max Murga che potrebbe essere veramente il valore aggiunto per questa squadra, dall'alto della sua esperienza, anche dalla capacità di mantenere in campo quegli equilibri tattici che servono anche a compensare poi anche la minore esperienza, la gioventù di altri giocatori. Sì, è una squadra, considera che ci sono tre innesti nuovi dell'Albatro. E a parte Murca, che è la prima partita che sta giocando, gli manca Gianluca Vinci, che è un talentino qua di Siracusa, purtroppo sarà fermo altre almeno 3-4 partite. È un'ala importante nel gioco dell'Albatro, si sentono queste mancanze sia di Murca che di Vinci. Oggi è in panchina Matteo Pola, che è l'altro ex, leggerissimo risentimento. Coach Vinci cerca anche di risparmiare i suoi, anche in vista degli altri incontri di un campionato che naturalmente è entusiasmante e difficile. Pennacchio adesso perde palla, Max Murga velocemente verso Vanoli, Vanoli, Cagnete, e la palla viene assegnato il gol, viene assegnato il gol. Evidentemente l'arbitro ha visto che la palla ha varcato la linea della porta difesa da Vulio Vaz, e quindi c'è la quarta rete di Thomas Cagnete. È una rete molto importante e da carica per io, quello che è possibile, perché si ostinano comunque a tirare sempre alto su questo portiere. Risposta di Javier Grande verso Murga. Murga adesso che va a cercare Vanoli. Abbiamo superato da poco il 17° minuto di gioco. Tenta il tiro, fuori però. Riparte. Si era smarcato bene, purtroppo non ha avuto la mira giusta. Partita ancora in perfetta parità, grande equilibrio qui al Palolo Bello di Siracusa, quarta giornata di andata della Serie A Beretta. Albatro da una parte, Fondi dall'altra. Si gioca sul filo del gol. Pennacchio, Vulic, ancora De Benedetto, contrato da Mizzoni, poi palla che viene nuovamente assegnata all'Albatro e Queglio riporta in vantaggio. Non accadeva già da qualche minuto. I padroni di casa, 19-18 adesso in favore dell'Albatro, una rincorsa costruita negli ultimi minuti. Forse la difesa dell'Albatro sta cominciando a fare la differenza, perché il Fondi è arrivato meno volte alla conclusione negli ultimi due minuti probabilmente. Vedi, devi notare che anche l'Albatro prima poteva, ha difeso, però la differenza è con l'entrata di Murga, ha difeso e subito ha fatto partire l'azione. È uno sport dove la velocità fa la differenza. Lui ha l'esperienza, legge il momento giusto, prende la palla e la lancia subito, e ha aiutato i due compagni ad andare in rete. De Benedetto, Cascone, ancora De Benedetto, Vulic, numero 6, rosso-blu, ancora capitan Cascone, De Benedetto, Vulic, ancora De Benedetto, ma c'è la parata di Grande, ma era stato notato un fallo subito dall'italo argentino De Benedetto, arrivato quest'anno, ricordiamo, nelle file del Fondi dal Racing Club River Plate. E c'è il gran gol di Vulic, Ivan Vulic, e siamo a 11 reti per lui, quindi ha di fatto ripetuto l'exploit prima di campionato contro il Conversano. 11 reti erano state realizzate quella volta nei 60 minuti giocati a Conversano. Siamo a 11 minuti, troppo alto invece questa conclusione di Queglio. Palla che non viene abbassata al tiro dall'idro argentino Juanpi Queglio. Anche lui sta viaggiando una media interessante in questo torneo. Media realizzativa naturalmente. Vulic,
Luigi Arena, Vulic, De Benedetto, ancora Vulic. Vulic indietro, subisce però fallo Arena. È stato proprio quello a commetterlo. Si ricomincia. Vulic, De Benedetto, ancora Ivan Vulic, Arena. Ancora Di Benedetto, Vulic, Arena, prova ad entrare in velocità, commette però un fallo Zoe Mizzoni e va fuori per 2 minuti, fallo ritenuto grave dal signor Anastasio, che chiede adesso di ripulire il parquet dove è caduto Arena. Arena, come sostenevi tu già nel primo tempo, che sta provando anche a rifiatare, perché ovviamente sta pagando la mole di lavoro che ha fatto, però continua ad essere una spina nel fianco. Come si dice, lui è quello che spacca la difesa, lui cambia il ritmo, si lancia, fa l'uno contro uno e si porta 2 avversari, ora uno, ma perché l'ha cinturato, e dà il ritmo e lascia spazi per 2 finalizzatori che sono Vulic e De Benedetto. Arena, questa volta tenta lui la conclusione. No, tiro, ok, lascia un po', beh, che ha fatto anche 4 gol, ma lui proprio cambia il ritmo nell'attacco, cambia il ritmo. È molto importante, specialmente con una difesa piazzata 6-0. Ricordiamo, c'è una inferiorità numerica per l'Albatro, c'è fuori Zoe Mizzoni, 2 minuti, quello Murga verso Bobicic. Ancora Queglio, Murga, Queglio, Max Murga, Bobicic che va verso il centro, subisce il fallo. Rapida la rimessa in gioco dell'Albatro e qui c'è una bellissima, bellissima realizzazione di Alessio Lobello con un assist altrettanto bello di Marco Bobicic, seconda rete per il numero 22. Bianco nero, siamo al 22esimo di gioco, ancora 8 minuti da giocare, c'è il fallo subito da Vulic, si sono opposti Queglio e Bobicic. Gioco che si ferma ancora. ...22 minuti di gioco, risultato che in questo momento resta ancora chiaramente in bilico. Vulic largo adesso per il numero 14, Dario Zanghirati, ma è bravissimo Javier Grande a ribattere questa conclusione e consentire ai suoi di riproporsi in avanti. Rientra intanto Zoe Mizzoni, parità numerica ripristinata. Bobicic, Murga, Murga ancora verso Mizzoni che si libera resistendo alla trattenuta del giocatore avversario e va a realizzare la sua prima marcatura in questo match. Zoe Mizzoni, un po' il gigante di questa squadra, che è migliorato tantissimo in queste 2 stagioni e riesce ormai a dare un contributo importante quando si tratta di fare gioco e creare anche azioni di peso in difesa e in avanti. Eh sì, Mizzoni è un buon primo, peccato che so che ha dei problemi un po' alla schiena soffrente. Ma è stata stupenda l'azione e il passaggio smarcante di Massimiliano Murga. No, da dietro la testa gli ha passato un pallone che la difesa del Fondi non l'ha vista neanche. Questa è la differenza quando uno entra in campo, uno che ha un po' di esperienza al di là del tiro, della velocità. Ecco, io penso che qua bisogna insistere, bisogna stare un po' attenti, è il momento buono dell'Albatro, forse è il momento un po' particolare del Fondi, ripeto, come ho detto prima, in una partita fra un primo e un secondo tempo ci sono sempre quei minuti, secondi in cui la squadra subisca un calo, quasi deve approfittarne l'Albatro.
E così sembra questo momento. Nuovo gol di Marco Bobicic, sarà a quota 7 nel bottino personale. Arena viene placcato da Bobicic, non si passa al centro della difesa dell'Albatro. Vulic, De Benedetto, tenta la conclusione, stoppata prima dal muro difensivo e poi toccata anche da Javier Grande. Albatro che ancora continua a guidare questo match, un 22-19 che sta giocando. Ecco Coelho, Murga e Vujovac ribatte anche il tiro di Murga, cerca adesso di serrare le fila il Fondi, bisogna naturalmente accelerare se si vuole ritornare in partita. Vulic adesso viene invece contrato da Grande, bravo a parare l'ennesima conclusione del numero 44 Pontino. Negli ultimi 10 minuti, a presentezza 8 minuti, Grande ha fatto 5 parate, vedete la differenza è questa anche, difesa, si va in velocità. Time out, ci fermiamo per qualche secondo, linea alla regia. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Si ricomincia, 22-19, 25 minuti e 47 secondi giocati. Coelho, Bobicic tenta la conclusione, palo, palla fuori, il Fondi adesso sta provando naturalmente, così come è giusto che sia, tentare un recupero ad accelerare i ritmi. Arena, Vulic è ancora bravo ad infilarsi nella difesa siracusana e siamo sul 22-20 in questa partita che sta veramente regalando molte emozioni, partita equilibrata, ritmi ridotti sì, ma sicuramente intensa. Cagnete verso Bobicic che non perdona perché trova lo spazio giusto nella difesa del Fondi e il 23esimo gol per l'Albatro, l'ottavo personale per Marco Bobicic. Ancora Vulic che realizza ancora un altro gol e siamo alla rete numero 13. Una media devastante, Fabio, quella di Vulic. 13 reti diventano un bottino veramente pesante. Sta forzando, considera che lui si è messo su Mizzoni, che è quello più pesante fisicamente, ma è il più lento in difesa. Qui c'è un fallo subito da
Bobičić. Infatti, come dicevo prima, ora Mister Vinci ha cambiato a Mizzoni, l'ha cambiato e ha messo Murga. Vediamo se andrà meglio, penso che l'esperienza possa aiutare. Ancora in avanti Arena, Vulic che ormai prova a far tutto da solo, ormai a Fondia ha capito che deve provare a forzare qualsiasi conclusione, si sta affidando proprio al suo uomo di punta che non si sta risparmiando, si getta nella mischia, prova qualsiasi varco e da qualsiasi angolazione a concludere in rete. 23-22, adesso c'è Lobello che prova a resistere a questo fallo, c'è un 9 metri che viene fischiato. 9 metri fallo. Giusto, ma erano i due minuti da sanzionare. Come dicevo prima di Vulic, l'ho detto al primo tempo, lui è innamorato del pallone, lui prende la palla e tira, gioca, vuole giocare un po' da solo, sta riuscendo fino a quando le cose gli vanno bene e si sta forzando lui. Qui c'è stato un fallo fischiato a favore della Team Network Albatro subito da Bobičić. Siamo ormai a 28:52 di questa ripresa, quindi 1:02 ancora da 1:08, scusate, da giocare, e l'Albatro deve fare in modo di resistere a questo ultimo minuto di gioco che inizia in questo momento. Ripetiamo il risultato 23-22 per i siracusani. Bobičić, Cagnete, ancora Bobičić verso Queglio torna verso il centro, perde palla, poi è ancora bravo Max Murga a recuperarla. Cagnete, c'è intanto un passivo, Quattrocchi verso una rete che a questo punto dovrebbe aver chiuso il match. Rete di Davide Quattrocchi, uno degli arrivi, e siamo 29-33, siamo sul più 2, 24-22 il risultato. C'è stato un time out chiesto da Giacinto De Santis proprio per adesso provare a capire come concludere, come sfruttare al meglio questi 27 secondi che restano da giocare. 24-22, gol di Davide Quattrocchi, questo giocatore catanese, 27 anni, un terzino centrale arrivato quest'anno, negli ultimi 3 anni ha giocato a Enna, grande esperienza sulla Letna Maska Lucia. Tra l'altro la curiosità è, lui aveva già vestito la maglia Albatro ed esordito in A1 all'età di 18 anni, quindi quest'anno un lieto ritorno per Davide Quattrocchi con la maglia dell'Albatro. Vediamo di seguire adesso questi ultimi 27 secondi di gioco. De Benedetto, Vulic, ancora De Benedetto, devono andare ovviamente al tiro velocemente. Vulic tira, ma è bravo, grande, a smorzare questa conclusione, e siamo agli ultimi 10 secondi di gioco. Lobello a realizzare il gol numero 25 e finisce la partita. C'è la terza rete di Lobello, 25-22. La Team Network Albatro batte Fondi in questa quarta giornata di andata della Serie A Beretta. Partita veramente intensa, emozionante, giocata sul filo del gol. Grande Vuliovac da una parte, e dall'altra parte grande risposta di Marco Bobičić. Naturalmente Vulic merita una menzione speciale per i 14 gol messi a segno oggi. Sì, indubbiamente è un ragazzo che merita, che ha giocato molto bene, si è caricato tutta la squadra del Fondi e si è preso le responsabilità del risultato poi alla fine. Ma io ripeto, l'entrata di Murga ha fatto sì che l'Albatro acquistasse un po' più
di serenità e tranquillità in difesa e con la sua esperienza è riuscito a dare un qualcosa in più che in quel momento mancava. Adesso proviamo a richiamare l'attenzione dei due tra i protagonisti di questa partita per le interviste consuete di fine match. Ricordiamo il risultato di tanto finale 25-22 in favore della Team Network Albatro sul Fondi, la linea quindi alla regia per pochissimi istanti in attesa che ci raggiungano qui nella nostra postazione i protagonisti della partita. Venticinque-ventidue, quindi risultato finale in favore della Team Network Albatro sul Fondi qui al Pala Lobello. Partita molto intensa, tra i protagonisti in maglia bianconera Marco Bobicic, oggi miglior realizzatore tra i siracusani, 8 reti. C'era da smuovere questa classifica, così è stato, ma non è stato facile. No, sicuramente ci voleva un risultato positivo dopo 3 sconfitte, dopo la prima, anche la prima gara anche in casa, ci voleva. Dopo Fondi una buona squadra, giovane come noi, sono venuti qua sicuramente anche loro a provare a vincerla, che si è visto anche, abbiamo vinto solo di 3 reti, ovviamente con tanti errori nostri al tiro. Complimenti al loro portiere che ha fatto un'ottima gara, però sono molto contento e spero che continuiamo così. Viene sottolineato che tu stai crescendo molto nelle ultime 2 partite, la tua condizione sta migliorando e la tua esperienza in campo comincia a farsi vedere e a farsi sentire.
Ti ringrazio. Sì, ho avuto un piccolo problema, come penso quasi tutti gli stranieri questo anno, che sono arrivato abbastanza in ritardo, quindi adesso piano piano stiamo entrando, non solo io, tutti quanti in forma, dopo una squadra nuova, ci vuole un po' finché cominciamo a girare bene, come vuole il mister. Niente, sono soddisfatto della mia prestazione, però bisogna adesso fare i punti anche fuori casa, non soltanto in casa, quindi testa bassa e pedalare, come si dice. Grazie Marco Bobicic. Ci ha raggiunto anche il tecnico del Fondi, Giacinto De Santis, eccolo qui insieme a noi. Partita intensa, partita molto interessante, anche se i ritmi sono stati un po' blandi all'inizio, forse ancora si paga questo avvio di campionato un po' tardivo, anche con pochissima preparazione, perché si è stati impossibilitati a giocare alcuni amichevoli, però una squadra, il Fondi, che ha tenuto testa a quest'albatro. Due nomi su tutti, Vuljovac e Vulic, forse sono loro. Vulic ha addirittura 14 reti, le parate di Vuljovac le abbiamo perdute anche nel conteggio. Sì, troppi gol per una sola persona, significa che non c'è stato poco gioco, questo è stato il nostro grave errore oggi. È una partita molto importante, fondamentale per tutte e due le squadre. Il Siracusa probabilmente ha iniziato con molto più ardore, è andata sotto, ci ha creduto di più, ha recuperato e è andata su. Avevamo la palla del meno uno, l'abbiamo sprecata a 30 secondi alla fine, nel Siracusa ci ha fatto il meno tre. La posta in palio si è fatta sentire e le due squadre erano molto contratte, anche il Siracusa ha fatto diversi errori come noi ne abbiamo fatti tanti, loro hanno fatto qualche errore di meno di noi sul finale e hanno vinto la partita, questo è importante da dire. Poi ad un certo punto del match avete dato una accelerata sfruttando un parte del blackout dei padroni di casa, poi cosa è successo? Perché non siete riusciti a gestire quel più due che si era creato? Beh, su una squadra giovane purtroppo abbiamo questi alti e bassi, tanti alti, tanti bassi durante una partita e ce ne sono stati tanti, parziali 5-2 per Siracusa, 8 pari, siamo andati su, siamo andati giù, siamo andati in più 2, siamo andati sotto, quindi un andamento troppo discostante per poter vincere una partita fuori casa. C'è da dire poi che ci siamo oltremodo innervositi perché non è possibile giocare in questo modo dove fattori esterni, quali le panchine, possono comandare l'operato degli arbitri, che secondo me non è stato si sono fatti condizionare oltremodo dalle chiamate della panchina. Questo non mi è andata giù, sono stato ammonito a 20 secondi alla fine per aver detto nemmeno una parola, dopo che insomma le panchine avversarie, conosciamo Beppe come in panchina è molto caloroso, purtroppo questa è una costante che non mi piace, e gli arbitri sono fatti influenzare su alcune chiamate e abbiamo perso un po' la testa. Ecco, questo non ci deve succedere, è successo e dobbiamo lavorare anche su questo. Ragazzi 17-18 anni devono capire che questo può succedere, ci sta fuori casa e dobbiamo imparare a comprendere questo per far sì che queste partite si possano vincere. Grazie ancora al coach Giacinto De Santis, buon rientro naturalmente a Fondi. Ricordiamo 25-22 risultato finale della Team Network Albatro sulla Fondi, marcatore 14 reti di Vulic da una parte, 8 da Marco Bobicic, classifica così che si smuove, primi punti conquistati dalla Team Network Albatro, il Fondi resta ancora a 0 punti. Da Siracusa, dalla Pallalobello è tutto, grazie ancora a tutti voi che ci avete seguito, amici e appassionati della pallamano.